Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video. Stamattina sono una trottola impazzita, sono già andata a correre nonostante avessi messo la sveglia tardi per farlo dopo il cambio gomme che ho appena fatto, ma a quanto pare il mio corpo si è abituato a svegliarsi a una certa ora e non ce la fa più a dormire troppo, a meno che io non vada a dormire proprio tardi, alle 3, alle 4 del mattino. Per cui anche se vado a mezzanotte, all'una nel weekend, mi sveglio comunque alla solita ora, alle 7. Ero già in piedi, sono andata appunto a correre subito, poi sono venuta a fare il cambio gomme e adesso andiamo a fare delle cose insieme, delle piccole attività per sistemare ancora meglio la casa. Nel video precedente ci siamo salutati un po' male, nel senso che pensavo di continuare il video e di fare un altro pezzo prima di pubblicarlo, ma poi alla fine nel montarlo mi sono resa conto che in realtà non aveva molto senso ripartire o continuare quel video lì a distanza di una settimana, e per cui visto che comunque è abbastanza lunghino, ho deciso di non farvi video troppo lunghi. Mi sono detta pubblichiamolo e poi continuiamo, quindi rendiamo questa storia di sistemare la casa una serie di video in cui vi faccio vedere passo per passo che cosa succede, anche perché c'è tanto da fare e ho deciso di proprio filmarvi una giornata nel weekend quando mi dedico a questo, farvi vedere cosa succede e lasciare al video successivo quello che succede il weekend dopo. Questo weekend dobbiamo appunto fare delle altre cosine per la casa e cosa è successo nel mentre? Sono andata a comprare delle altre piantine, dopo ve le faccio vedere, sono bellissime e ho trovato anche dei nuovi vasi per queste nuove piantine, ma sono alla ricerca di un vaso per la mia pianta più grande e ho deciso di andare al mercato dell'usato oggi, anziché andare nei negozi per le piante, perché ne ho già visitati due in posti molto distanti l'uno dall'altro e non mi è piaciuto quello che ho trovato, per cui ho deciso di andare proprio nel mercato dell'usato e vedere che cosa trovo lì, perché spesso si trovano delle cose meravigliose. E andiamo insieme, ovviamente vi faccio vedere tutto quanto, vi faccio vedere il mercato, poi torniamo a casa e riprendiamo con i lavoretti per la casa. Vi farò vedere tutto, vi farò vedere tutto, vi renderò partecipi a tutto, anche perché dobbiamo un attimo darci da fare per sistemare tutto al meglio. Ora ci dirigiamo appunto verso il mercato e quindi ci vediamo tra un istante. In un attimo siamo arrivati. Il mercato in questione è il grande mercato dell'usato tra Sesto San Giovanni, Cinisello e Monza. È praticamente alla fine di Via Borgazzi, arrivando da Monza, e a metà tra Monza, Cinisello e Sesto San Giovanni. Praticamente se vai avanti arrivi a Sesto San Giovanni, più in là c'è la rotonda del vulcano e quindi questo è il mio mercato di riferimento. È abbastanza riconoscibile anche per le mucche che stanno all'ingresso, c'è addirittura la mucca col rossetto, favolosa, e andiamo dentro a vedere che cosa riusciamo a trovare. La vediamo adesso più da vicino, anche perché è tanta classe questa mucca, favolosa. Guardate quei tacchi. E questo è il mercatone. Inutile dirvi che qui c'è di tutto. Proprio tutto quello che non potete nemmeno immaginare lo trovate qui. Questa, ad esempio, è una giraffa tutta specchiata. È favolosa. È bellissima. No, vabbè. 1800 euro, giustamente. Poi c'è un vecchissimissimo giradischi. Sono innamorata. Ma questa credenza, wow! Mi spiace non avere una casa in questo momento dove mettere questa credenza perché è bellissima, la prenderei subito. Oh, che bellezza!
proprio, vabbè, set di sedie, tavoli in marmo. Ma poi qua un sacco di oggetti bellissimi, particolari, tipo se servono per i set cinematografici, sono perfetti, guardate qua. Qua siamo tipo Alice nel Paese delle Meraviglie. E quante meraviglie! Ma questo mobile quanto è meraviglioso! Veramente stupendo, guardiamo subito dentro. Wow! Sto veramente male perché mi piacciono un sacco di cose. E le teste di Moro? Nel mentre sono tornata a casa e per prima cosa voglio farvi vedere le piccole meraviglie che ho acquistato il weekend scorso. Una tra queste è questa piantina qui, si chiama Peperomia Mix, è bellissima, è stupenda, ha queste foglioline che sembrano finte da quanto sono belle e queste, non so neanche come chiamarle, però questi saranno i fiori che sono bellissimi, la continuo a guardare, l'ho messa in una zona di passaggio dove passo sempre verso la cucina e tutte le mattine la ammiro e le faccio un sacco di complimenti perché è veramente meravigliosa. Ovviamente ancora dentro il vaso che aveva quando l'ho acquistata, ma ho comprato dei vasi per travasarla. Vi voglio far vedere però anche la seconda piantina, che è questa qua. Lei la volevo da non so quanti anni ormai. Questa è la Ceropegia Woody. E in inglese la chiamano anche String of Hearts, proprio per questa caratteristica qua. Questi piccoli ramettini, sottilissimi, con cuoricini sopra. È bellissima, guardate qua. Tra l'altro nel giro di una settimana è cresciuta veramente tantissimo. Questa è la parte di crescita che ha avuto in una settimana. Sta proprio bene qui anche lei. E anche lei l'ho messa proprio in quel punto lì, praticamente, proprio sopra lo specchio. Per cui quando mi specchio la mattina la vedo e la saluto e le regalo un sacco di complimenti perché è veramente stupenda. E anche questa va ovviamente travasata. E adesso vi faccio vedere i vasi che ho comprato. Ieri sera sono andata a fare la spesa e a parte un basilico che ho preso per il momento perché poi mi seminerò il mio, ma nel mentre avevo bisogno di basilico perché il basilico per me è estate, e ho trovato questi vasi qua super belli, guardate qua, sono in plastica però sono molto rustici, in realtà non sono, sì, sono in plastica riciclata e riciclabile, per cui super eco la scelta, e sono perfetti per queste piantine qui, anche perché guardate dentro hanno questa forma qua, per cui il vaso è tutt'uno con il piattino, però il piattino poi si toglie e si può lavare, ripulire, e la pianta comunque respira e non c'è ristagno idrico dentro, per cui poi non si ammala. E tra l'altro per la casa ho visto che a volte è meglio il vaso in plastica piuttosto che quelli naturali, perché adesso vi farò vedere il motivo per cui devo cambiare la mia bimba più grande. A parte il fatto che è enorme perché è cresciuta un sacco, il vaso purtroppo si è ridotto così
guardate qua. L'umidità l'ha proprio rovinato e sta soffrendo anche la pianta per questo motivo qua. Mentre non è successo la stessa cosa con la bimbetta qua, che invece sta bene, il vaso è ancora perfetto, ma il fatto è che essendo più piccola riesco a tenerla in un punto perfetto per lei, quindi un pochino più soleggiato, più illuminato, e quindi non c'è il rischio che ci sia troppo ristagno, perché il vaso continua ad asciugarsi e lei sta benissimo. Infatti è cresciuta un sacco, guardate qui la mia bimbetta, lei l'ho propagata dalla più grande, sta veramente benissimo, sta crescendo bene. E quel vaso lì va bene per lei per almeno un altro anno, penso. A parte che devo mettere un bastoncino per farla stare su dritta, mentre la più grande ha bisogno proprio di cure. E poi cos'altro vi volevo far vedere? Gli acquisti di oggi, che vediamo subito insieme. Allora, sono entrata per un vaso grande che però non ho trovato, ma ho trovato un libro. Io ormai acquisto solo libri ultimamente e ho trovato questo libro qua che mi ha incuriosito un sacco e ho deciso di prenderlo. Brian McGee, L'arte di stupirsi, da Platone a Popper, le risposte dei filosofi ai paradossi della vita. Tra l'altro deve essere vecchissimo questo libro perché ha ancora il prezzo in lire. Costava esattamente 36.000 lire, che per me sono pari a 36.000 caramelline, perché io proprio non ho un metro di paragone per le lire, perché io sono arrivata in Italia quando le lire non c'erano più, non c'era manco più traccia, e quindi non riesco mai ad interpretare cosa significa il prezzo in lire, per cui per favore scrivetemelo qua sotto quanto costava in soldi di oggi questo libro. Cioè, giusto per rendermi conto. Però mi diverte un sacco perché oggi io l'ho pagato 3,33 euro e tra l'altro penso di essere stata parecchio fortunata perché la data dell'etichetta è 18 aprile, quindi è rimasto veramente pochissimo lì dentro sullo scaffale. Oggi è il 21, mi sa, no, oggi è il 22 aprile, quindi 4 giorni, al quarto giorno l'ho acquistato io e sono troppo contenta. Anche perché ti fa già un bel po' di domande in copertina. Quando ha avuto inizio il tempo? È infinito lo spazio? Chi siamo noi? Bella domanda. Come la filosofia può aiutare a capire il mondo e se stessi? Questo deve essere super curiosissimo e non vedo l'ora di leggerlo. Tra l'altro mi devo rendere un pochino più disciplinata e cominciare a leggere perché ho comprato un sacco di libri ma non trovo mai il tempo di leggere. Io un po' soffro di questa cosa, per cui se mi siedo sul divano a non fare niente o a leggere mi sembra di sprecare tempo, ma in realtà devo imparare che leggere un libro non è tempo sprecato, è tempo in cui imparo qualcosa, assimilo cose nuove e apro la mia mente, per cui devo abituarmi più che altro a stare seduta in un posto e leggere, perché il problema non è leggere, il problema è sedermi e non fare attività fisica, non fare cose in giro per la casa, non lavorare su qualche progetto, ma fare una cosa così giusto per il gusto di farla, e questo mi viene un po' difficile, lo ammetto. Poi ho preso un altro paio di cosine, adesso vi faccio vedere tutto quanto. Ho preso questo mini vaso tipo mini bull in vetro, 2,22 euro, super onesto come prezzo, e questo l'ho preso per fare un'operazione, e cioè propagare altre piccolette della pianta grande, perché ha dei rametti che sono cresciuti un po' troppo e adesso che le cambio la terra e il vaso ne approfitto anche per tagliare i rami di troppo e creare delle nuove piantine da regalare, però non per me, perché io direi che ne ho già abbastanza. Magari ne porto una in ufficio, non lo so, vediamo. Poi infine ho comprato una terza cosa che quando ho visto non potevo lasciarla lì e mi sono detta prendiamola, poi scopriremo come usarla.
Ho trovato questo vaso qui in, non so, ceramica, dovrebbe essere ceramica, ma è meraviglioso. Ve lo metto il più vicino possibile, spero possiate vedere la meraviglia di questo vaso. Deve essere stato fatto a mano, perché ha questi buchini qua scavati. E sono comunque colorati e dentro è tutto rosso. Per questo vaso qui, anche questo è del 18 aprile, ma devo dire che sono stata super fortunata. Meno male che sono andata oggi, perché probabilmente non avrei più trovato niente di tutto ciò. Ho fatto benissimo ad andare subito a cercare delle cose belle. Tra l'altro, questo in realtà non l'ho preso proprio per niente, perché ho pensato che potesse essere utile per metterci dentro l'orchidea e guardate qua, è proprio perfetto. Anche perché prima stava dentro quest'altro vaso che però è un po' grandicello e ci si perde dentro. Però siccome ne ho anche un'altra, adesso vediamo quale delle due mettere qua dentro e quale nell'altro vaso. Eccola qua. Questa in effetti è un po' troppo grande per questo vaso e magari la possiamo mettere nell'altro. Vediamo. Un attimo. No, troppo grande comunque. Aspettate che è arrivato Luca. Chi è? Chi è? Chi è? Ciao. Ciao, saluta i tuoi follower. Followers. No rock followers. Guarda che i follower sono italiani, non sono moldavi. Comunque possiamo fare lo switch e dentro questo ci mettiamo questa che è un po' più grande. Eccola qua. E qui dentro ci teniamo lei. Perfetto. Boom. Adesso mi manca però il vaso grande per la pianta grande, quindi vado a cercarlo, anzi andiamo a cercarlo e poi ci diamo al giardinaggio. Non siamo ancora al vivaio perché ho deciso che forse poteva essere una buona idea mettere prima le piantine che ho, usare la terra che ho per capire se me ne serve dell'altra, se è sufficiente o se me ne serve di più. E quindi adesso siamo nel giardino e devo trapiantare le due mini piantine prima di andare al vivaio. E mi sono detta, visto che abbiamo l'orto, può essere una buona idea fare questa operazione qua e non in casa, dove si può andare a sporcare tutto. Sul fondo direi che ci dobbiamo mettere un po' di questi sassolini qua. Dubito che ti serva. Wow, Serve. bella. No, adesso no, Guarda qua però per il prezzemolo, per le fragoline. adesso lì devo mettere il basilico e Eh sì, ora qua ti serve. Che meraviglia. Guarda il prezzemolo. Niente, vero? Ci vediamo dopo. va bene. Sicurati.
Qua ne ho messa un pochino di più di terra perché poi con l'acqua si abbasserà il livello e sarà giusta, giusta. Oggi ormai mi sa che avete capito anche voi che sarà una giornata dedicata alle piante e al giardinaggio. Infatti adesso siamo al centro giardinaggio dove siamo venuti per comprare un vaso per la pianta grande e magari un'altra piantina. Quando mi prende la fissa delle piantine devo assecondarla perché poi compro sempre delle belle piante che mi durano poi un sacco, infatti quelle che ho le ho da tanto tempo e quindi è arrivato il momento di arricchire un po' la collezione. Adesso vediamo se compro quello che ho in mente, poi vi dirò una cosa a proposito, ma non anticipo niente, quindi vediamo cosa riusciamo a comprare. Questi però sono bellissimi. Questo intanto lo prendiamo perché mi sta piacendo un sacco e quello in plastica non mi ispirava molto. Devo trovare però un vaso da 40 cm di diametro. Vediamo se si riesce. Sono tornata dagli acquisti e voglio svelarvi subito quello che vi dicevo prima perché l'ho preso! Mi sono presa un bonsai perché lo volevo da secoli. Ce l'avevo avuto un po' di tempo fa, quello con le foglioline un po' più piccine, solo che è successo che me l'hanno fatto morire perché io ero andata via per una vacanza e quando sono tornata nessuno gli aveva dato l'acqua ed è morto, poverino. E siccome lo volevo e il vaso lo avevo già, sono andata, l'ho preso e ho comprato anche il sottovaso che invece mi mancava, perché quando avevo comprato questo vaso qua forse non c'era il sottovaso e io nella mia ignoranza pensavo si vendesse così senza sottovaso, però oggi l'ho trovato proprio perfetto per questo vaso qui e non rimane che piantare il mio nuovo alberello, il mio bonsai ginseng e poi la pianta grande. Tra l'altro adesso che ho ritrovato un po' la voglia e la passione per le piante ne ho approfittato perché mi danno proprio gioia vederle così in giro per casa, mi rende felice. E quindi ne ho approfittato, ho fatto un piccolo investimento per le piantine. Poi ovviamente ho comprato anche il terriccio per il bonsai. E poi questo coprivaso qui e un sottovaso per coprire uno dei vasi brutti che magari troverò dentro l'orto di papà. Quindi adesso andiamo alla ricerca di un vaso brutto da coprire con questo coprivaso e andiamo a piantare il bonsai, andiamo a fare un altro po' di giardinaggio fuori e poi sarà finito il nostro tempo da dedicare alla casa per oggi, ma continueremo a brevissimo comunque. Ta-da! Nel mentre mi sono cambiata perché non mi voglio sporcare, adesso il compito principale è trovare un vaso bruttino ma comunque abbastanza capiente per la mia pianta e poi correre perché il tempo stringe. L'ho trovato anche subito, sono stata fortunatissima, ce l'abbiamo il vaso, devo solo lavarlo ed è fatta. Abbiamo tutto quanto e direi che ci siamo. Allora, nell'ordine
vaso, un po' di tessuto non tessuto sul fondo. Così non esce fuori la terra. Qualche sassolino, anche se forse questi non sono i più indicati. Spero che mio padre non guardi questo video, perché non sarebbe la cosa più indicata da fare questa. Questi in teoria sono decorativi, ma noi li useremo per la nostra pianta. La terra e ci siamo. Stessa cosa qui. Ed eccoci con il primo epic fail. Questo vaso è troppo piccolo per questa pianta. Eccomi qua, sono riuscita a finire tutto quanto, ho sistemato tutte le piantine, ho addirittura trovato una soluzione per il bonsai, adesso vi faccio vedere tutto quanto e poi corro. Prima di tutto quella che mi dà più soddisfazione è lei, la String of Hearts, che ho posizionato lì sopra, guardate come scende lì, è bellissima, è perfetta proprio per quel punto lì. Nulla viene perduto, sprecato, e prende anche abbastanza luce dalla finestra. Poi abbiamo la mia pianta Giga, posizionata dentro il suo vaso e il cesto, che tra l'altro può contenere anche un vaso un pochino più grande. E anche per il bonsai ho trovato una soluzione temporanea che non è proprio ideale, ma funziona. Avevo questi cestinetti che prima usavo per le cose tipo beauty, make up, ma che adesso ho cambiato, non uso più. E ho trovato anche un vaso dentro il giardino di papà, anche perché ne ha un sacco e quindi l'ho sfruttato. Questi cestinetti tra l'altro arrivano dall'IKEA, se non ricordo male, o forse da Jysk, si scrive JYSK. Questo è, e poi qui abbiamo la nostra pianta peperina, bellissima anche lei, e abbiamo finito con i lavori per oggi. Tra l'altro sono riuscita a sistemare un po' anche le piante in ingresso, vi faccio vedere anche qua. Allora, qui fuori ho altre piante. Guardate bene, qua una, e poi ho posizionato queste altre due. Questa qua prima era lì sopra ma stava un po' soffrendo, e quindi ho sfruttato il vaso che ho cambiato e gliel'ho dato a lei, un pochino più grande, così respira un po' meglio. Poi questa qua stava lì sotto nell'angolino, lì, però non stava bene nemmeno lei. E quella là invece stava lì
per terra e non le arrivava abbastanza luce, per cui l'ho spostata su e adesso abbiamo anche l'ingresso molto carino, presentabile e tutto in ordine. Le sessioni di giardinaggio mi mettono un sacco di serenità e chiudo la giornata in pace. Adesso vado a prepararmi, devo uscire, ma direi che ci vediamo tra un istante per voi e un giorno o due per me, perché comunque vorrei infilare delle altre cose dentro questo video e quindi non lo chiudo qui e mi raccomando, stay tuned. A tra poco, stavolta per davvero. Buongiorno e ben ritrovati nel mentre. Sono passati 2 giorni in cui sono riuscita a passare un po' di tempo con i miei amici, a riposarmi un sacco e, come noterete, a prendermi anche una favolosa influenza. Ma oggi l'ho presa un po' con calma perché ieri comunque era il 24, ho lavorato e mi sono impegnata parecchio, non sono riuscita a riposare ed era proprio il giorno più brutto dell'influenza. Oggi invece sto un po' meglio e mi sono data da fare. Mi sono alzata comunque con calma intorno alle 9, poi però mi sono allenata, ho fatto 28.000 lavatrici come minimo e poi ho filmato un sacco di contenuti per Instagram. Ora però abbandoniamo la parte glam e torniamo alla parte giardiniera. Oggi cos'altro vogliamo fare? Vorrei seminare un po' di cosine nell'orto. Qualcuna di queste andrà direttamente nell'orto, mentre qualcun'altra andrà dentro vasi o vasettini. Abbiamo gli asparagi, che non so come cresceranno, se cresceranno, però ci voglio provare. Questi li mettiamo dentro vasettini di questo tipo qua, per creare la piantina, appunto, per fare questo tentativo, per vedere se funziona. Poi abbiamo invece la rucola, che andremo a seminare direttamente nell'orto, sotto la serra, che adesso vi faccio vedere. E poi invece abbiamo basilico e salvia, che andremo a seminare dentro un vaso di piante aromatiche, quindi un vaso che dedicherò a loro due. E infine abbiamo la valeriana, che insieme alla rucola sono le mie insalate preferite, e anche questa andremo a seminarla direttamente nell'orto perché quasi sicuro crescono tranquillamente senza grossi problemi. Ho preso tutti i semini di Blumen e qua dietro abbiamo appunto le indicazioni per quando idealmente seminare. Una cosa che ci tenevo a condividere con voi è l'errore che ho commesso l'anno scorso. E avevo seminato, non so se vi ricordate, avevo condiviso anche questo YouTube, il basilico dentro un vaso che adesso vi faccio vedere. L'avevo seminato proprio un sacco, avevo sparso dentro forse una confezione intera, che comunque contiene un sacco di semini, e questo ha comportato che il basilico maturasse tutto contemporaneamente e non sapevo che cosa farmene, perché l'idea di fare il pesto a casa è bellissima, ma molto probabilmente non fa per me, cioè perlomeno non faceva per me l'anno scorso. Non lo so se quest'anno potrà succedere. Ad ogni modo so che da qui, quando la semino, a quando sarà maturo, probabilmente sarò via, perché maggio e giugno saranno pieni di trasferte, eventi. Non mi voglio complicare la vita, per cui ho deciso che seminerò poche piantine di basilico per poi andare a seminarne delle altre nuove ogni settimana, quindi di settimana in settimana. Eccoci con la terra pronta, l'ho anche bagnata prima di procedere, per evitare di far spostare i semini quando poi li avrò interrati, e quindi per i primi giorni questa terra va bene così, perché l'ho inumidita, e poi procederò nei giorni successivi, tra qualche giorno, ad annaffiarli con questo aggeggio qui, per appunto evitare di spostare troppo la terra. Su indicazione di mio papà metteremo dentro 2 semini per vaso, ma vediamo se ci bastano, perché in realtà mi sembrano pochi. No, in realtà sono tanti, guardate qua, ne abbiamo un bel po' dentro la confezione.
Il primo contenitore di asparagi è pronto, ma sembra che io abbia usato la terra sbagliata. Per cui vedremo cosa succede, se crescono, se non crescono. Me ne sono avanzati giusto un paio che metteremo dentro il vaso con il basilico e la salvia e magari lì quasi sicuramente crescono. Ora direi che procediamo con la rucola e la valeriana e per finire il basilico e la salvia. Dobbiamo però trovare un posticino giusto per la rucola e la valeriana. Forse all'inizio è meglio perché in questo momento qui dentro riusciamo a camminare tranquillamente, ma quando tutte le piantine diventano grandi è impossibile, qui dentro diventa una giungla e quindi forse è meglio posizionare rucola e valeriana qua, più raggiungibili. Adesso ci proviamo. Questo invece è il nostro vaso per il basilico, per la salvia e per gli asparagi che avanzano. Vediamo cosa ne verrà fuori da tutto ciò. Ho finito di seminare, adesso quindi possiamo fare il resoconto, così come il tour dell'orto. Per incominciare facciamo subito il check del vaso. Allora, qui ho seminato alla fine salvia, un po' di asparagi qua nel centro e lì un po' di basilico, e queste strisce di terra sono rimaste invece da riempire ovviamente successivamente, quindi quando spunterà il basilico e la salvia riempirò le strisce di terra vuote con nuovi semi di basilico e salvia, di modo da averli poi pronti quando finiranno quelli che ho seminato per primi. Mi sono portata dietro un contenitore perché raccoglieremo anche l'insalata insieme, ma come promesso facciamo appunto il tour dell'orto. Accanto al mio vaso con le piante aromatiche e gli asparagi abbiamo un po' di fragole. Questi penso siano vuoti, ma siccome non sono certa voglio chiederlo a papà, per cui li ho lasciati vuoti per ora. Qui c'è del prezzemolo e poi altre fragole, e qui dentro eviterò di farvi vedere proprio tutto perché comunque questo spazio viene usato comunque da mio papà anche per stoccare le sue cose da lavoro, per cui non è sempre ordinatissimo e avrebbe bisogno anche lui di fare un po' di decluttering, però se lo stai guardando te lo meriti, è un po' un accumulatore seriale, non riesce a sbarazzarsi delle cose perché pensa che tutto quello che ha gli servirà prima o poi e quindi non butta mai niente, ma proprio niente, e prima o poi riuscirò a convincerlo, ma per questo forse ho bisogno del vostro aiuto. Facciamo qui un sondaggio nei commenti: quanti di voi vorrebbero vedere un mega decluttering di questo giardino? Lì in fondo vi dico solo che è pieno di roba, cioè proprio un ammasso di cose, e anche qua è fa paura vederlo. Votiamo, ditemi chi di voi guarderebbe un video di decluttering totale dell'orto, perché se siete interessati a vedere una roba del genere faccio un video in cui obbligherò me stessa a dargli una mano, obbligherò lui a sbarazzarsi di un sacco di cose. Facciamo questo atto caritatevole nei confronti di questo giardino. Ditemi, siete interessati o no? Catenatevi nei commenti. E se raggiungiamo 100 commenti, questo giardino verrà ripulito. Ma ora continuiamo comunque con il tour dell'orto. Per iniziare abbiamo un bellissimo backdrop di edera. Questo è favoloso, è del vicino, ma lo sfrutto anch'io. Poi qua abbiamo i lamponi. Non vedo l'ora che siano pronti da mangiare perché li adoro e mi ricordano un sacco l'infanzia. Poi invece qua abbiamo la serra, qui abbiamo appunto dei peperoni, pomodori, i miei asparagi. Qui ho seminato la valeriana, la rucola,
qua ci sono dei cetriolini e poi mi sembra che sia tutto. Ma quanti peperoni ha piantato papà? Troppi, mi sa troppi. Io sto cominciando a perdere la voce, mi sa che sono stata troppo tempo fuori al freddo. Qua invece abbiamo, penso siano zucchine se non sbaglio, perché dalla foglia mi sembrano zucchine. Poi appunto abbiamo altri lamponi. Qui invece abbiamo i fagiolini. Poi qua il cavolo, la verza, non saprei. Questo invece dovrebbe essere aglio, se non sbaglio. E poi qui abbiamo le fragole, tantissime fragole. Spero che vengano buone quest'anno, perché l'anno scorso il papà non c'era e quindi sono venute male, non sono proprio cresciute le fragole. Invece si spera che quest'anno cresceranno. Qua invece abbiamo l'insalata riccia, guardatela che bella che è, chiara e scura. Io l'adoro l'insalata riccia. E poi questa insalata qua, che non so come si chiama, però non mi fa impazzire, ma ormai c'è e la mangio. Quindi adesso ne raccolgo un po', giusto da avere per stasera cena, e torno in casa perché sta facendo un po' freddo per me. Questo è quello che sono riuscita a raccogliere, tantissimo, e ce n'è comunque ancora tanta, buona e grande. Un po' di questa mi sa che me la porto domani in ufficio, così ce l'ho per pranzo. E intanto credo che sia tutto per oggi, anzi non credo, sono sicura, è tutto per oggi, è tutto per questo video. Spero di avervi dato un po' di ispirazione per fare un po' di giardinaggio, anche se non avete un orto, un giardino, magari sul proprio balcone, sulla finestra. C'è sempre un piccolo angolino pronto per accogliere del verde, delle piantine, delle piante aromatiche, sono facili da coltivare anche in vaso, oppure semplicemente dei fiori, perché io ho notato che le piante mi danno proprio gioia e averle in casa e fuori casa è sempre una soddisfazione. Io comunque chiudo il video anticipandovi che avrei ancora da fare decluttering, e quindi il mega decluttering di cui abbiamo parlato dovrei incominciare a farlo, e questa volta sento di volerlo fare seriamente, ma proprio mi ci voglio impegnare e vorrei proprio riordinare tutto, perché ho visto che c'è un problema con le scarpe, non si riescono a tenere al loro posto, e secondo me se trovo uno spazio per ogni paio di scarpe si evita poi di averle tutte in giro. E poi comunque c'è da sistemare un po' la casa, cioè è proprio in disordine e ha bisogno di un decluttering serio. Io intanto vi saluto, vi mando come sempre un mega abbraccio gigantesco, ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video, ma fino ad allora prendetevi cura di voi. Ciao!